Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare di nastri termoespandenti, o come li chiama qualcuno, autoespandenti. Sono dei nastri di tenuta che servono nella posa dei serramenti a norma Uni. La norma Uni è una norma che non è obbligatoria, ma insegna a chi vuole montare correttamente gli infissi come vanno installati. Una volta infatti si utilizzava il silicone, oggi si usano questi tipi di nastri. Ne esistono di diversi tipi. In questo caso vediamo un nastro trivalente, perché questo qui ha una funzione termica, acustica e poi anche delle barriere al vapore che impediscono il vapore all'interno dell'abitazione di entrare dentro il giunto. Questo qui invece sull'esterno, questo nastro più piccolo, è un nastro di tenuta cosiddetto BG1, è un nastro che serve per fare la tenuta all'interperie. In questo caso è un nastro a 600 pascal di tenuta, serve a dirla in parole spicciole perché quando piove non ti entra l'acqua in casa. Questi nastri, oltre ad avere queste certificazioni a norma Uni e quindi sono idonei per fare una posa corretta a regola d'arte, come vuole la norma, sono anche nastri che ti consentono di avere una garanzia. Infatti esistono delle garanzie di 10 anni, di 15 anni, di resistenza all'usura. Cosa che invece, ad esempio, il silicone non te ne dà nessuna. Infatti, il silicone parte primo che non va bene per montare gli infissi perché è montato sull'esterno e quindi crea una barriera al vapore dove non ci vuole, mentre la barriera al vapore andrebbe internamente. Quindi lì mi crea il problema che se l'umidità si infila, di fuori trova appunto la barriera e mi ritorna dentro sotto forma di muffa di condensa. Ma poi, dopo un po' di anni, lui perde elasticità, quindi si inizia a muovere, si crepa e dal di lì non c'è più il problema della barriera al vapore, però il vapore esce, ma poi entra acqua. Perché il silicone non ti garantisce nessuna prestazione di durata nel tempo. Oltretutto, non riempendo il giunto, la prestazione termica e acustica non è delle migliori, soprattutto la termica, ma anche l'acustica, perché comunque c'è una cava vuota, mentre i nastri, quelli certificati con un potere fonoassorbente anche di 58 decibel, ti consentono di avere prestazioni acustiche elevate. Quindi una posa eseguita con i nastri è una posa assolutamente da consigliare. È assolutamente obbligatoria, non farti nemmeno domanda nastri o silicone, magari chiedi che tipo di nastro ti stanno installando, che tipo di garanzie, che tipo di prestazioni, perché come tutti i materiali, anche dei nastri ne esistono di diverse tipologie e di diverse prestazioni, con costi diversi, ma anche prestazioni nel tempo, prestazioni termiche, prestazioni di barriera al vapore, prestazioni acustiche diverse. Solitamente un nastro più buono è un nastro che costa un pochettino di più, mentre i nastri, quelli un po' più scadenti, sì, è un nastro, ma a prestazioni quasi più vicine a un silicone che ne è un nastro vero e proprio, come quelli che ti ho appena fatto vedere. Se vuoi approfondire questo argomento, ne parlo sul mio libro Scegliere gli infissi è facile con Sistema Bisacchi. Questo libro lo puoi acquistare su Amazon in formato cartaceo, come vedi qui, o in formato elettronico. Ciao e al prossimo video!